E la rabbia dei cittadini aquilani, dei familiari delle 309 vittime del terremoto, a riecheggiare nell'aula della Corte d'Appello di L'Aquila, dove è stato appena letto, sono le 17:15 di ieri, il dispositivo della sentenza di secondo grado che assolve 6 dei 7 componenti la Commissione Grandi Rischi, che erano stati condannati in primo grado a 6 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo. Enzo Boschi, Franco Barberi, Gian Michele Calvi, Mauro Dolce, Claudio Eva e Giulio Selvaggi vedono così svanire un incubo e sparire quei fantasmi che forse li hanno accompagnati fino ad oggi, da quella tragica notte del 6 aprile del 2009, da quell'orario 3:32 che per gli aquilani rappresenta la morte della loro città. Assolve Barberi Franco, Boschi Enzo, Selvaggi Giulio, Calvi Gian Michele, Eva Claudio e Dolce Mauro da reato loro ascritto perché il fatto non sussiste. E questa la frase pronunciata dalla Corte composta dai giudici Francabandera, De Matteis e Flamini, che stride con i 309 morti sotto le macerie e che rompe il religioso silenzio nel quale i familiari delle vittime hanno assistito alla lettura della sentenza. L'unico ad essere condannato, ironia della sorte, è l'unico abruzzese di quella commissione, Bernardo De Bernardinis, originario di Ofena, in provincia di L'Aquila, per il quale la Corte d'Appello ha disposto la riduzione della pena di primo grado da 6 anni a 2 anni di carcere, pena che forse non gli sarebbe stata inflitta se l'allora vice di Bertolaso in protezione civile non avesse rilasciato questa intervista pochi minuti prima della riunione del 31 marzo del 2009. Non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità scientifica mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole, perché c'è uno scarico di energia continuo e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo visto pochi danni, diciamo, vista la sequenza temporale molto lunga degli eventi. Quindi credo che siamo pronti a fronteggiare la situazione. Io chiedo ai cittadini di stare, anzi agli abitanti, alla popolazione, di starci vicino e di stare vicino a loro stessi. Intanto ci facciamo un buon bicchiere di vino di Ofena. Assolutamente, assolutamente. In un Montepulciano di quelli assolutamente doc, diciamo. Le sentenze vanno rispettate e quindi accettate, sempre, perché la giustizia è un pilastro del vivere civile. Però sono tanti gli interrogativi che restano sul tavolo. Primo fra tutti, a cosa sia servita quella riunione della Commissione Grandi Rischi. Ma tant'è, la verità processuale è questa per ora, perché le parti civili hanno annunciato subito dopo la sentenza che ricorreranno in Cassazione. Per il procuratore generale Romolo Como, la sentenza non è una sconfitta per la città perché l'assoluzione, ha dichiarato, di per sé non riabilita nessuno. Ci vorranno 90 giorni per leggere le motivazioni che hanno prodotto il ribaltamento della sentenza di primo grado. Ci vorrà molto di più agli aquilani per capire di chi sia la responsabilità, ammesso che ci sia, di quello che è accaduto alle 3:32 del 6 aprile 2009.